Patrizia Socapane, le frontiere dell'Alzheimer, una malattia ancora per molti sconosciuta e anche molto difficile da affrontare per le famiglie. Scientificamente, quali sono queste frontiere? Allora, è una malattia, la malattia di Alzheimer, che, di cui se ne parla tanto. Oggi è la giornata mondiale dell'Alzheimer e siamo qui proprio per celebrare questa giornata e per stare vicino a tutte le famiglie che vivono questa grande problema. Le frontiere della malattia. Chiaramente non abbiamo grandissime soluzioni, però la ricerca scientifica sta andando avanti. Abbiamo la possibilità di poter utilizzare in prossimo futuro i nuovi farmaci che sono degli anticorpi monoclonali che negli Stati Uniti li stanno già utilizzando e qui in Europa probabilmente arriveranno nel prossimo anno, ma soprattutto il convegno oggi è concentrato sul discorso delle tecniche di neurostimolazione. Noi abbiamo queste nuove procedure che vanno a modificare l'eccitabilità neuronale, l'attività dei neuroni. Noi oggi possiamo intervenire sui circuiti neuronali potenziando le funzioni cognitive, potenziando l'utilizzo dei farmaci e potenziando l'uso della riabilitazione. E quindi è una nuova frontiera, cioè quella di poter associare a farmaci queste nuove tecniche che hanno dimostrato una grande efficacia, che sono indolori, facilmente applicabili, ma che dal punto di vista neurofisiologico hanno dimostrato un cambiamento a livello della corteccia cerebrale e che possono quindi essere abbastanza attive sul miglioramento delle funzioni. Quindi per i malati di Alzheimer sicuramente è una grande risorsa, anche perché vanno a stimolare la neuroplasticità e il recupero di alcune aree cerebrali alterate mediante la neuroplasticità è sicuramente un risultato molto interessante. Quali sono quelle branche coinvolte in questi studi? Quelle specialità, quelle specializzazioni? Nel trattamento e nella gestione della malattia di Alzheimer e delle demenze la gestione è multidisciplinare. Condividiamo il campo con il geriatra, con il medico internista, con il neurofisiologo che oggi ci ha appunto illustrato sulla importanza della elettroneurofisiologia, con la riabilitazione, con i riabilitatori, con i fisioterapisti, con i logopedisti, con gli psicologi, che hanno un ruolo importante nel supportare noi nella diagnosi e nel trattamento dei familiari e poi con tante figure, assistenti sociali e altre figure, infermieri, terapisti occupazionali, perché è un mondo molto variegato, molto complesso, che ha diverse implicazioni e quindi sono necessarie per ogni problematica la figura adeguata. Quindi c'è un grosso mondo, un grosso pianeta che gira intorno a questa patologia.